Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video degli appunti di viaggio. Come l'anno scorso, vi porto un video sui migliori regali da fare ai viaggiatori. Vi consiglio comunque di andarvi a recuperare quello dell'anno scorso perché appunto contiene molti più oggetti e comunque sia sono diversi rispetto a quelli di cui vi parlerò oggi. Quindi in ogni caso vi risulterà molto utile andarvelo a vedere. Anche in questo caso vi metto in ordine di prezzo, quindi dal meno costoso al più costoso. Si tratta appunto di 10 idee regalo, le ultime due hanno un costo veramente molto variabile, quindi sono le ultime due. Vi ricordo anche che in descrizione vi metto il link di Amazon a questi oggetti, anche qui sono dei consigli miei, non potete semplicemente dargli un'occhiata se magari preferite un altro modello o meno. Quindi cominciamo subito. Primo articolo che vi propongo, siamo intorno ai 10 euro, è un kit di lenti per smartphone, utile soprattutto se avete un amico che ama fare tantissime fotografie mentre è in viaggio. Secondo consiglio, la carta ninja. Che cos'è? È un pochino un'evoluzione del coltellino svizzero. Si presenta come una carta di credito, solo che potete farci qualsiasi cosa, una sorta di carta multifunzione. Molto pratica perché ve la mettete nel taccuino, occupa pochissimo spazio. In questo caso è un regalo consigliatissimo a chi ama i viaggi un pochino avventurosi, in montagna magari, alla Bear Grylls. Numero 3, un portachiavi con allarme. Soprattutto per chi si perde le cose in giro mentre è in viaggio, è un regalo davvero utile appunto avere un portachiavi con allarme in modo tale da evitare spiacevoli inconvenienti e dimenticarsi il portafoglio o il cellulare in treno. Numero 4, le cuffie che annullano il rumore, utili per qualsiasi tipo di viaggiatore, chi fa di lunghi viaggi in treno o in autobus o in aereo, o anche per chi frequenta magari ostelli e potrebbe trovarsi con qualche compagno di stanza rumoroso, eccetera. Diciamo un regalo un po' per tutti quelli che viaggiano. Appunto molto molto utile. Qui in descrizione vi ho messo sia le cuffiette auricolari che le cuffie quelle un po' più grandi. Ovviamente per un viaggiatore sarebbero un pochino più indicate le cuffiette quelle auricolari, visto che portano via meno spazio in borsa. Numero 5, i cubi da viaggio. Sono quei contenitori rettangolari che appunto servono per organizzare le cose dentro agli zaini o dentro alle valigie. Anche in questo caso un regalo davvero per qualsiasi tipo di viaggiatore, davvero molto utile e che sarà sicuramente gradito. Peraltro non costano neanche tanto perché siamo intorno ai 20 euro. Siamo a metà strada, quindi se questo video vi sta interessando, mettete un like e condividetelo se avete voglia di farvi fare qualche regalo da questa lista. Se avete qualche regalo da aggiungere alla fine del video, potete lasciare un commento qui sotto. Vi ricordo ancora che in descrizione trovate sia i miei link ai social, sia appunto i link ad Amazon, a tutti gli oggetti che vi sto elencando e quindi direi di continuare adesso. Numero 6, i cord tacos. Hanno un nome un po' strano, ma sono dei semplici pezzetti di cuoio che hanno la forma di tacos e che richiudendosi possono tenere fermi i vostri cavi e cavetti che buttate in borsa o nello zaino in maniera disordinata. È un modo un pochino alternativo per evitare di avere un grande ammasso aggrovigliato di fili quando dovete appunto cercare di tirare fuori il cavetto per ricaricare il vostro smartphone. Numero 7, la macchina del caffè portatile. Cominciamo a salire un po' di prezzo, ma si tratta di un oggetto unico, soprattutto per chi ama il caffè italiano e vuole averlo anche quando viaggia all'estero. Numero 8, il trolley personalizzabile. È un trolley ispirato un pochino, se volete, alla mappa che ho qui dietro, che è grattabile. Questo trolley infatti è decorato con una mappa del mondo. In dotazione vi vengono dati dei pennarelli e chi riceverà questo regalo potrà sbizzarrirsi a colorare il mondo come vuole lui, magari appunto colorando i paesi in cui è già stato. Adesso ci sono gli ultimi due consigli, quindi sono quelli che possono essere messi a qualsiasi livello di prezzo, appunto dipende da cosa scegliete. Il primo, che è il numero 9, sono regalate dei libri. Sono appunto un consiglio abbastanza evergreen, soprattutto se sono dei libri di viaggio o delle guide di viaggio,
possono essere un regalo davvero molto molto utile per chi viaggia e magari anche per passare il tempo. Poi non è detto che siano appunto libri relativi al viaggio, possono essere davvero qualsiasi cosa. A questo proposito io vi lascio il link alla mia playlist dei topi di biblioteca in cui appunto vi racconto dei libri che leggo. Numero 10, forse il regalo più importante per un viaggiatore, che è un viaggio. In particolare mi riferisco a cose tipo le smart box, quindi dei pacchetti, voi decidete il vostro budget e poi chi lo riceve decide quale esperienza fare. Detto questo, io vi saluto, vi ho già ricordato che in descrizione trovate il link a tutti i miei social, oltre alla lista dei link Amazon degli oggetti che ho nominato. Vi ricordo di lasciare un like e un commento qui sotto e anche di condividere il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!